L'arco è già in assetto, io mollo la ghinda, sempre per ingrassare il fiocco, si raddrizza l'albero, si alza la deriva, il prodiere regola la scotta del fiocco e siamo di nuovo in andatura di stoppa. Adesso orzo per accelerare, c'è un'altra bella onda, lasco la randa, peso sopra vento, cazzo il fiocco, guardate che bella onda. E poi riorzo. La riorzata è fondamentale, altrimenti finita la planata, la barca si ferma e ci vuole troppo tempo per farla ripartire. Se c'è un avversario vicino che prende due onde di fila, si può avvicinare molto. Questa è una delle andature più divertenti dello snipe, perché è molto tecnica. Per planare occorre un ottimo affiatamento tra timoniere e prodiere, proprio per permettere questi movimenti della barca che facilitano la sua conduzione e riorzare. Vedete come tutto avviene in maniera molto liscia, senza dare, diciamo, dei colpi o le classiche pompate che in questa andatura non servono quasi a nulla se l'equipaggio lavora bene col vento e con l'onda. Arriva l'onda, tiro la barca addosso, può dire rientra, cazza il fiocco e vedete come la barca appoggia.